Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui, sempre in diretta dagli studi di Milano All News. Oggi è martedì e come tutti i martedì ritorniamo, anzi perché martedì scorso effettivamente abbiamo saltato un appuntamento perché ci trovavamo in quel della Steak all'Isola per parlare del Festival Milano Off. Come tutti i martedì, vi dicevo, torniamo a parlare di periferie e lo facciamo in compagnia di Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, ben ritrovati. Allora, saltiamo un appuntamento e succede di tutto sulle periferie milanesi. Insomma, se ne parla, se ne riparla. Ci sono stati degli appuntamenti davvero importanti che hanno portato, anzi, la periferia milanese fino a Roma. L'8 giugno c'è stato un importante convegno a Roma che ha visto anche delle realtà milanesi un po' come best practice, come belle situazioni da raccontare, protagoniste di questo appuntamento. Sì, ne avevamo parlato con proprio qui qualche martedì fa con il Teatro Ringhiera. Il Teatro Ringhiera è stato uno dei soggetti culturali presenti, oltre a Mare Culturale Urbano e Cascinet. Però c'erano presenti anche l'assessore alla cultura del Corno, c'era anche presente Fondazione Cariplo, persone dell'università. Milano era rappresentata con 7-8 soggetti, quindi un buon intervento. Da questo punto di vista, ecco, tra i tre soggetti presentati, come era stato già evidenziato, il tema della realtà teatrale milanese. Noi oggi abbiamo mappato, salvo errore ed omissioni, 111 teatri tra professionali e amatoriali presenti sul territorio periferico. E il convegno dell'8, su tre presenze che c'erano, appunto la problematicità del Teatro Ringhiera, che non potrà aprire la prossima stagione 2017-18 nella propria sede, dà l'idea di quale sia un pochettino la precarietà. Se poi a questo associamo anche una vicenda particolare, quella del teatrino del Trotter, sì, dove uno spettacolo dei ragazzi della scuola è stato interrotto da un intervento, peraltro su una problematica che risulta risalire al 2012. Ah. Allora, qui esiste un problema di tempi e di burocrazia. Perché se c'è la necessità di intervenire, e per carità si deve intervenire anche in maniera urgente, perché se ci sono dei problemi che possono comportare l'insicurezza di presenze di determinati stabili, questo deve essere fatto subito, punto. Ma se sono problemi che si trascinano dal 2012, vuol dire che noi abbiamo una realtà burocratico-amministrativa che non è adeguata ai tempi odierni, e per di più non risponde alle esigenze. Ecco, una macchina burocratica amministrativa che, mi dicevi, ha visto anche dei piccoli cambiamenti nelle ultime settimane al vertice, ad esempio, del parto che appunto ha a che fare con le periferie, mi dicevi. Ma all'interno dell'amministrazione comunale il sindaco Sala ha deciso di istituire una direzione periferie, che è articolata in quattro aree. Una di queste, diciamo, è più dedicata al piano periferie, quindi più allo sviluppo. La persona che era stata incaricata di presiedere e dirigere quest'area è stata sollevata dall'incarico. Quindi ci troviamo in una situazione, diciamo così, al momento risulta di scopertura. Non so quale sia esattamente l'impostazione che o la revisione che si vorrà dare, anche perché il sindaco Sala ha chiesto una accelerazione dei tempi. Diciamo che ritorniamo un pochettino a una configurazione normale, che è quella dei tempi della burocrazia, della lentezza, tema che anche nella scorsa legislatura era stato evidenziato dal sindaco Pisapia.
diciamo che ritorniamo a film già visti. Infatti mi ricordo appunto che invece il sindaco Sala nelle scorse settimane aveva chiesto, anzi quasi preteso, un'accelerazione su tutti i processi all'interno della macchina amministrativa. Ma proprio per questo, cioè quando si pretende un'accelerazione vuol dire che il passo normale non è adeguato a quelle che sono le attese e le impostazioni. Quindi se non rimodelliamo la struttura organizzativa e in particolare rispetto alle periferie c'è il tema dei municipi. Noi abbiamo una amministrazione che è centralistica, ora che arriva alle periferie il massimo ci arriva per qualche progetto, no? O sperimentazione, ma le periferie non hanno bisogno di progetti o sperimentazioni, di queste ne abbiamo già avuti molti, hanno bisogno di politiche che riguardino tutte le periferie. Non voglio ritornare alla solita storia, se no ci sono cittadini di serie A e serie B, perché è uno slogan questo qui per certi aspetti, no? Ma se noi non impostiamo una macchina organizzativa che abbia la capacità di rispondere ai vari territori, e quindi l'articolazione degli 8 municipi, in questi 8 municipi poi nel territorio sono presenti decine di funzioni comunali con... diciamo pure centinaia e all'incirca un migliaio di dipendenti per ciascuna delle zone, quindi le funzioni sono già in generale presenti sul territorio. Sì. Il problema è che non esiste una gestione diretta delle problematiche, ma tutto deve ritornare a qualcuno, generalmente agli assessori, alle direzioni centrali e quant'altro, quindi i tempi poi è chiaro che diventano molto lunghi. No, le nostre zone hanno mediamente 150.000 abitanti, cioè credo che in Lombardia ci sia solamente Brescia che ha un numero superiore di abitanti, per rendere l'idea. La zona 8, che è la più popolata di Milano, sarebbe la seconda città di Lombardia. Per cui questo tema dei municipi e del loro sviluppo sono strategici, altrimenti tutte le idee che si vorranno avere di acceleriamo, ma non c'è niente da fare. Milano non si governa dal centro e non si gestisce dal centro, no? Nelle organizzazioni anche aziendali è chiaro che se uno ha un piccolo negozio fa tutto lui, ma se uno ha un'azienda o decentra responsabilità, compiti, incarichi, responsabilità e chiede anche dei risultati, naturalmente, altrimenti non funzionano. Per cui bisogna imparare dalla logica organizzativa. Un buon franchising deve diventare, no? Ma non lo so se questo... E soprattutto non riesce a valorizzare e utilizzare tutte le risorse che sono presenti. Perché la periferia, ci sono alcuni quartieri problematici, altri che potrebbero diventarlo, lo vediamo tutti i giorni. Perché la non confondiamo quartieri con municipi, che sono due cose completamente diverse. Cioè, facciamo esempio sul municipio 7, credo sia 7-8 quartieri in realtà in tutto, se facciamo i conti. Ne ha una quindicina di quartieri, no? Perché viaggia da Muggiano, no? Fino a Piazzale Baracca, quindi da Muggiano a Piazzale Baracca che sono riconosciuti, perché sono i famosi NIL, mi sembra li chiami il comune, poi adesso nuclei di identità locale li chiami, no? Quindi appunto ci sono dei quartieri appunto che hanno delle problematiche, ma all'interno anche della stessa municipalità troviamo invece quartieri che non hanno certe problematiche, anzi che possono dare supporto anche al resto del municipio. No, certamente. Il problema però è che una presa diretta e in particolare un coordinamento di tutti quelli che sono gli uffici comunali, perché oggi ragionare in termini frammentati e di uffici singoli non si riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio. Ci vuole una messa insieme delle varie risorse, no? E poi fare degli interventi adeguati. Ma chi coordina questi sul campo? Non esiste questo, perché l'organizzazione dell'amministrazione comunale è centralistica e settorializzata. Di periferie se ne è parlato anche la settimana appena passata, c'è stata la Arc Week, una settimana dove gli architetti hanno dato le loro visioni sul mondo e ovviamente sulla città di Milano e ovviamente sulle periferie. Infatti adesso non mi ricordo se 17 o 18 all'interno di MIARC si è parlato proprio di periferie. Ho detto appunto però ancora una volta parlarne sono gli architetti. Ma che parlino gli architetti di periferie va benissimo, nel senso che... È vero, come sta dicendo qualcuno, che si rischia di fare un po' un'apologia delle periferie. E invece quello che ci vuole è una conoscenza delle periferie,
Però che se ne parli e che gli architetti ne parlino va benissimo, che l'università ne parli va benissimo, anzi che agisca, perché il tema è proprio quello di agire. La questione di fondo è che il tema delle periferie è un tema che riguarda tutta la città, dal sindaco al presidente della regione all'ultimo presidente di associazione, con tutto rispetto per l'ultimo presidente di associazione, fosse anche della bocciofila o quello che si vuole. Allora, il tema invece è mettere insieme queste varie realtà che si interessano di periferie, perché è solo questo che può dare una risposta adeguata, perché se noi andiamo a vedere le esigenze macroscopiche dei quartieri popolari, è chiaro che uno dice c'è un'esigenza di sicurezza, c'è un'esigenza di ristrutturazione degli edifici e anche di costruzione degli edifici, perché molto spesso c'è un problema di come sono stati costruiti e quindi anche poi la necessità di manutenzioni. Abbiamo l'esempio, per esempio, nel quartiere di Quinto Romano sono stati costruiti 3 edifici all'alba di 20 anni fa, quindi non moltissimo tempo fa. La previsione è quella di abbatterne 2 e ricostruirne perché non stanno più in piedi, mentre uno insomma si è riuscito un pochettino a farlo stare in piedi. Allora è importante che ci sia uno sguardo complessivo sulle cose, per cui dicevamo sicurezza, edifici, ma la socialità. Nel momento in cui noi abbiamo un quarto della popolazione che è anziana, ha tutta una serie di esigenze. Ed è chiaro che allora questa serie di esigenze devono trovare certi tipi di risposta. Allora o si mettono in campo delle energie che possono dare questa risposta, per cui anche queste rientrano in quella che è la gestione complessiva. È una gestione complessiva, ma direi addirittura di quartiere e di territorio. Ma chi è che può farlo mettendo insieme le energie che ci sono sia delle istituzioni pubbliche e sia anche del privato sociale, del volontariato e quant'altro? Se non c'è qualcuno che collega e coordina tutte queste energie, è chiaro che andiamo a spizzichi e bocconi con i risultati che poi vediamo e le rincorse alle emergenze di turno, che ormai non sono più emergenze perché sono casi più che incancreniti, e quindi dovremmo fare una riflessione comune operativa però. Quindi va bene il dibattito deve essere... Il dibattito appunto l'8 giugno si è dibattuto, il 17-18 appunto qua mi ha dibattuto, tu li hai seguiti entrambi, che cosa però salta fuori? Nel senso, poi ci sono delle idee che saltano fuori oppure... Ma l'architetto Boeri, che è abbastanza sveglio e attento a lanciare delle ipotesi di lavoro, ipotesi di lavoro che però devono trovare un loro consolidamento. Perché altrimenti rischiano di rimanere solamente delle belle idee al di là della volontà di ognuno, perché, ripeto, il tema delle periferie, come tanti altri, ma quello in particolare delle periferie, o lo affrontiamo insieme, ciascuno nei propri ruoli, però lo affrontiamo insieme, altrimenti ognuno lancia delle proprie belle idee e rimangono esattamente sul terreno. Ha lanciato il tema di un tavolo periferie che veda partecipi istituzioni e università. È un'idea positiva per certi aspetti. Noi diciamo un altro tavolo periferie, sì, un tavolo periferie esiste ed è stato attivato dal 2013. E crediamo che sia una ipotesi adeguata, non sufficiente, ma adeguata a quella che ha la necessità. Infatti partecipano al tavolo periferie Milano realtà associative come la Confcommercio, la Lega delle Cooperative, piuttosto che Consulta Periferie Milano, il coordinamento dei comitati milanesi, coordinamento Abitando ERP, Caritas, ma anche realtà del mondo dell'università, come Mapping San Siro della Facoltà di Architettura, oppure per i Bicocca dell'Università Bicocca dell'area di Sociologia. Ma partecipano anche a realtà sportive come la Federazione di Pallavolo della regione, della nostra regione, oppure anche centri studi come Meglio Milano. Quindi abbiamo costruito dal 2013 e fino al 2016 si è riunito ed è stato partecipato dall'ufficio relazioni della città del comune di Milano, Palazzo Marino, questo tavolo,
dove è chiaro che ha scontato la diversità dei componenti e quindi modalità operative proprie e quant'altro, però aveva un'articolazione sufficiente per approcciare il tema delle periferie, perché noi approcciando il tema delle periferie non possiamo non tenere conto dell'imprenditorialità, del commercio, che è una delle anime delle periferie. Le periferie svuotate dai negozi diventano un terreno deserto, con, come adesso accade, con 1000 aree di pertinenza dell'edilizia residenziale pubblica, quindi ALER e metropolitana milanese, quindi regione e comune di Milano, che sono saracinesche abbassate, quando invece c'è la necessità di tutte queste energie che possono essere messe in campo proprio per aiutare le periferie. Dal nostro punto di vista noi ribaltiamo la situazione. Molto spesso uno viene a Milano perché vuole fare il regista, no? E quindi Milano lo aiuta a fare il regista perché probabilmente non può farlo in un piccolo paesello di montagna, e noi lo mettiamo dall'altra parte: ma tu che vuoi fare il regista, che aiuto dai a Milano? Questo è il tema. Poi è come per gli studenti universitari. Tutti gli anni noi ritroveremo, e quindi ci sarà il tema anche riportato sui giornali, basta cambiare la data, abbiamo circa 200.000 studenti che vengono nelle nostre università, da chi fa vuole studiare ingegnere, chi legge, chi musica, al conservatorio e quant'altri, e hanno il problema di trovare un alloggio. No? Che Milano, cosiddetto dal cuore in mano, però se uno viene ti svena, da un certo punto di vista, perché un posto letto viaggia su 400 euro al mese e non è una cosa semplice. Allora, il tema è che noi, come abbiamo proposto anche in Commissione Periferie un paio di settimane fa, dove è intervenuto il nuovo presidente dell'ALER, abbiamo detto, dai conti che ci aveva fornito ALER, ci sono 449 monolocali, quindi sotto soglia, che non possono entrare nelle graduatorie, che sono lì vuoti, sempre che nel frattempo non siano stati occupati abusivamente. Allora, è possibile utilizzare questi monolocali per alloggiare gli studenti? Studenti che magari vogliono fare anche un'attività, non che magari, che vogliono fare anche un'attività per il quartiere, no? C'è stata già una... Cosa ha detto Ale? Che ci stanno, che sarà una riflessione da fare, no, ma che sarà una riflessione da fare. Allora, la riflessione crediamo che sia da fare comunemente e anche magari assieme, come abbiamo detto, al mondo della cooperazione abitativa, che è una grossa esperienza di gestione degli immobili ultracentennale, e quindi ha destinato e ha investito in tutta una serie di spazi per la socialità, dal teatro al centro culturale, a chi viene per dare il pasto agli anziani e cose di questo genere. Cioè, utilizzare gli spazi per gli abitanti, non tanto per la struttura muraria, che è un po' fatiscente peraltro, no? Ecco, allora, o si impara da situazioni già presenti a Milano, e a Milano uno viene a imparare proprio dappertutto, però il tema è che deve essere generalizzata questa cosa. Allora, noi abbiamo le risorse, quindi al presidente dell'ALER abbiamo posto questo tema, ma abbiamo anche posto una possibilità di rispondere a questo tipo di esigenza, che risponde al quartiere, ma risponde anche, per esempio, da chi viene fuori. Il Comune di Milano qualche anno fa aveva avviato un'iniziativa di questo genere per 24 appartamenti, era una sperimentazione. Ecco, le sperimentazioni devono diventare politiche generalizzate, perché altrimenti vengono fatte in un quartiere ma non sono adeguate alla necessità. Invece noi abbiamo tutta una serie di risorse adeguate a rispondere. Dicevamo prima, abbiamo 1000 aree commerciali artigianali che non sono utilizzate. Peraltro dal presidente, il nuovo presidente dell'ALER, c'è stata una logica di sensibilità su questo tema. Qualcosa forse, no? Si muove. Quindi, ecco, però, secondo noi si tratta di non inventare nulla di particolare, ma guardare quello che c'è nella città. L'abbiamo già fatto più volte e quindi... Il problema è che gli attori cambiano sempre. Ecco. No, questo qui è il tema. I periferici rimangono, gli attori cambiano. Ci sarà modo di parlarne già dopo domani, anzi. Domani. Domani, 21 giugno,
il Politecnico ha deciso di rivederci, diciamo, rivediamoci, conosciamoci meglio, parliamone un attimo. Ma... parliamo di periferie, una lista interminabile di persone che interverranno a questo convegno. Che cosa ci si può aspettare, però, cosa dovrebbe venirne fuori? Beh, diciamo che è l'iniziativa del Dipartimento di Studi Urbanistici e di Architettura del Politecnico di Milano, al di là di questo primo incontro che vuole essere un po' lancio, però vuole essere, vuole diventare un percorso. Okay. Un percorso che possa essere arricchito anche da altre esperienze e quant'altro, quindi noi crediamo che gli eventi servono, sono necessari ma assolutamente insufficienti. Quindi è la logica del percorso, quello di avere la disponibilità e anche la pazienza di costruire giorno dopo giorno anche relazioni con le persone, con gli enti, con le associazioni, con il comune, naturalmente quando parliamo di enti, ma anche con il mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione è uno dei mondi più significativi da questo punto e anche importanti. Per quello, per esempio, sul convegno dell'8 di giugno il mondo dell'informazione ha sostanzialmente detto niente. Cioè, nel momento in cui si mette al centro la cultura come fatto di rigenerazione, sì, e noi diciamo a Milano ci sono 111 teatri, cosa dice il mondo dell'informazione? Sostanzialmente tabula rasa. Qualche commento della serie di va bene perché è intervenuto il ministro piuttosto che è intervenuto il presidente del consiglio, però non si entra nel merito. Uh-huh. Invece dovremmo avere la pazienza e anche l'attenzione di andare a vedere come stanno le cose. Da questo punto di vista ci permettiamo di, così, di fare una segnalazione sul sito periferiemilano.com. C'è una mappatura di vari soggetti, per esempio culturali, sì, dalle biblioteche, le associazioni culturali, ai teatri, sì, i teatri appunto usare. 111 abbiamo tra associazioni, ma che sconta sempre un limite della insufficienza naturalmente, però uno comincia a vedere che ci sono 170 tra associazioni e centri culturali, vede che ci sono 48 biblioteche, no? Che non ci sono solamente quelle comunali, sì, ma ci sono anche delle altre. Allora, se uno mette insieme 111, 170, 48, insomma, sono beh, viene fuori un bel pacchettone. Allora, è quello lì che deve essere patrimonio della città, ma d'altronde, come abbiamo qualche volta detto nel corso di queste trasmissioni, già nel 1288 Bonvesin dalla Riva fece un libro, Le meraviglie di Milano, perché diceva gli stranieri non conoscono Milano e anche i milanesi dormono stesse un po'. Siamo nel 2017, poco cambiato. Diciamo che forse è un po' nel nostro DNA, nella nostra milanesità, il Disun FM, no? E quindi non si fa un lavoro di progettazione, ma noi la chiamiamo progettazione operativa, perché qui non si tratta di costruire 111 cinema, teatri, ci sono già. Il problema è se la città vuole sostenerli, occuparsene affinché questi possano dare una ripercussione positiva nei nostri quartieri e non invece... presi sempre da ma sopravviveremo o non sopravviveremo, no? Perfetto. Padre, siamo in chiusura. In chiusura vorrei che ricordassi però a chi ci sta seguendo da casa come in realtà già Consulta Periferie Milano sta cercando con la cultura di rigenerare un po' le nostre periferie con una serie di concerti appunto in periferia che vanno avanti per tutta l'estate. Come siamo messi? Cosa abbiamo nelle prossime settimane? Ma diciamo venire. Che giovedì sera a Villa Scheibler a Quarto Giaro c'è il programma Concerti in Periferia, diciamo che l'ultimo concerto sarà il 26 di giugno, uh-huh, e quindi ormai siamo a un mese e mezzo di svolgimento dei concerti. Villa Scheibler, così la rammentiamo sempre, perché l'allora consiglio di zona 8 ci chiese di fare qualcosa a Villa Scheibler che non era ancora aperta, no? E quindi lì organizziamo un concerto grazie anche ai funzionari comunali che diventarono proattivi, visione, no? E quindi c'è la possibilità per tutti di dare un contributo alla vicenda periferica. Oggi arriviamo a questi 50 concerti che fanno parte di un'iniziativa appunto nel 2009 che avevamo individuato con l'allora assessore Finanza Flori
in un incontro con una settantina di presidenti di commissione cultura, presidenti di consigli di zona, ma anche presidenti di associazione culturale, allora decidemmo di fare un'iniziativa che potesse coinvolgere tutte quante la periferia nella logica di costruire un sistema culturale delle periferie, che non è un sistema culturale che scade, no? Perché qui così vengono diplomati del conservatorio e non solo, persone molto in gamba, e in più si mettono a fattor comune tutta una serie di rassegne già presenti sul territorio. Qui ricordo sempre che a fianco concerti in periferia, che sono oltre 50 concerti, in questo pacchetto che riconferma i 100 concerti dello scorso anno, ci sono anche una decina di rassegne del progetto Cori Milano, che vede la disponibilità di 40 cori amatoriali milanesi e anche non solo di Milano, che si sono resi disponibili per dare un contributo alle periferie, no? Molto, molto liberamente, magari andando a cantare in situazioni non particolarmente agevoli, no? Ma nello stesso tempo andando a cantare anche in tutta una serie di luoghi, pensiamo alla rassegna Per nutrire l'anima, che da maggio dura fino a ottobre, nell'area delle chiese dei Navigli. Quindi tutta una serie di monumenti storici che noi milanesi forse conosciamo un pochettino, ma la possibilità di incontrarli attraverso la musica, vedere anche le bellezze culturali, e diciamo è un po' un modo diverso di fare la movida, no? Sempre gli stessi posti, però vivendo, sapendo guardare, no, alle bellezze di Milano. Perfetto. Walter, grazie mille allora anche per oggi. Noi ci rivediamo martedì prossimo. Tanto di periferie c'è sempre da raccontare e da aggiornare chi ci segue da casa. Grazie mille davvero per essere stato qui oggi con noi. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento, come sempre, è oggi pomeriggio, ore 18, con informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.